Quando sono andato via da casa per la prima volta è stata abbastanza dura. Poi sai, comunque ti devi abituare perché questo sport ti porta a star lontano da casa e quindi ci siamo abituati sia io che loro. No, le amicizie giocando a calcio le perdi. Perché le perdi? Perché stando lontano da casa magari ci sono quelle più importanti che restano, però molte amicizie le perdi. Comunque c'è chi mi ha detto ma chi te lo fa fare, ma come fai a fare tutti i sacrifici, però quando c'è un sogno lo insegui, quindi non ti fai tanti problemi di quello che ti dice la gente, almeno personalmente io non me li faccio. Io sono uscito, ti ripeto, dagli eliminazioni del Palermo, si è abituato comunque a giocare con i genitori in tribuna, no? Poi mi sono ritrovato a Ancona, le mie prime partite del Conero in uno stadio che ha fatto la Serie A. È stata bella tosta, le prime partite le ho sentite un po', dai. Il gol più bello che ho fatto questa stagione a Sorrento al volo da 30 metri. Se ci riesco un'altra volta, non lo so. Ho stoppato bene la palla, ho visto che si alzava, ho detto ora calcio, sotto l'incrocio. Secondo me la differenza tra la Serie D e la Primavera è madornale, non per sottovalutare la Primavera, perché comunque io l'ho già fatta, però quando giochi in Primavera ho sempre detto che è un periodo, secondo me, importante di crescita. Però in Serie D sei abituato a giocare per i tre punti, devi vincere, a volte c'è le pressioni dei tifosi, della società, c'è gente che comunque porta il pane a casa, quindi non ti puoi permettere di far passi falsi. In Primavera magari dici è andata male oggi, ci riprovo domani, lì non ce la fai. Sono stato ad Ancona col mister Gentilini, il rapporto con Gentilini è un rapporto tranquillissimo da allenatore a giocatore, comunque l'ho conosciuto molto bene, mi ha fatto molto piacere trovarlo qui. Naturalmente lo conosco molto meglio degli altri adesso, avendolo conosciuto già prima ad Ancona. È un grande allenatore, preparato sia a livello tattico che comunque sa molto bene lavorare con i giocatori sia in campo che fuori, riesce a gestire il gruppo in una maniera importante. In campo mi piace fare la punta centrale. Mi piace anche giocare a due come gioca il mister Gentilini, però ad esempio squadra mia, Brolo, giochiamo 4-3-3, faccio la punta centrale. Mi piace.